Buongiorno, Modesto. Ciao. Molti abitanti sono stati svegliati da carri armati e mezzi militari in movimento. Alcuni, certo, come no, si saranno chiesti: sta succedendo qualcosa? Veronica? Esatto, Bob. Centinaia di cittadini sono stati evacuati. I militari hanno transennato la zona entro 10 miglia e ci arrivano voci sull'arrivo del presidente per stabilire un primo contatto con un'entità proveniente da un altro mondo. Scusatemi. Wow! Il presidente, qui! Sentito? Beccati questa, San Francisco! Altri dettagli in diretta dal nostro inviato. Sì, Veronica e Bob. Qui è Enrico Puente. Enrico! Inviato. Mi trovo ai margini della zona dell'incidente, in cui l'esercito ha posto il divieto d'accesso. Pare si tratti di un cratere. Una specie di voragine. Con che è quello che è un cratere. C'è una calma inusuale. Attendiamo qui, attimo dopo attimo, che qualcosa possa accadere. La cosa bella è che alcuni reporter fanno veramente così in America. Non c'è tanto da scherzare. Siamo alieni! Sì, però. Siamo spacciati. Siamo spacciati. Siamo morti. Fine. Caput. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Mostri contro Alieni. A parte gli scherzi, benvenuti in Trambusto in città. È fantastico! Questa sì che è buona TV. Bob, quel canale non funziona, cambialo e basta. Sì, cerca qualcosa di più tropicale. Qualcosa tipo il telegiornale? La spiaggia dei mostri? Ancora. Ma perché non possiamo parlare della spiaggia dei mostri? Perché, ragazza mia, non ha alcun senso. Stando alla nostra attuale situazione, è evidente che non lasceremmo mai questa struttura. Nessuno. Beh, sembra che l'hai accettato benissimo la cosa, no? Mostri. Lascerete questa struttura. Urra! Urra! Bene, mostri, aprite le orecchie. Le cose stanno così. A causa del cambiamento del nostro stato di allerta, il presidente mi ha autorizzato a concedervi l'amnistia e una sistemazione in cambio di un piccolo favore. La spiaggia dei mostri? Che ne dite dell'isola di Niihau? Alle Hawaii. Un attimo, cosa c'è stato? Nulla, bastoncino di pesce. Tutto ciò che dovete fare è aiutarci a sbarazzarci di un fastidioso robot alieno. Uno? Verso San Francisco. Molto bene, generale. Siamo d'accordo. Ma non l'isola piccola. Noi vogliamo Kauai. D'accordo. Affare fatto, mostri. Tanto c'è anche Lilo e Stitch lì, già, voglio dire, alle Hawaii. Potrebbe essere uno spoiler quello che ho appena detto. Dunque, ecco cosa affronterete. Un mostro gigante? È troppo? Portaci! Tanto, prima fase saremo noi con Susan. Ecco, appunto. Molto bene, mostri. Un patto è un patto. Ora andate e fate del vostro meglio. Voglio vedere un tasso di mostruosa astuzia bellico-difensiva di prim'ordine. Intendi? Ginormica, vai tu per prima. Ehi, per l'ultima volta mi chiamo Susan. Mi chiamo Susan. E non sono un mostro. E perché proprio io? Perché tra una scimmia pesce dall'ego stesso, uno scienziato con la testa d'insetto e un moccio parlante, direi che senza ombra di dubbio sei il mostro più carino. E adesso muoversi subito! Sei il mostro più carino. Va bene, andiamo a schivare i raggi laser. Tra un pesce scimmia, un insetto e un moccio alieno. E un moccio schifoso. Beh, certo. Le scelte non erano tante, eh. Qualunque cosa sia, sembra sia dotato di un campo di forza che lo protegge dagli attacchi convenzionali. Devi cercare in tutti i modi di allontanarlo dalla città. Molto bene. Ho una visuale perfetta sul robot alieno. Aia! Sono inciampato! Dovrebbe renderti un bersaglio facile da individuare. E inseguirà di sicuro. Wow! Ottimo! Ottimo incoraggiamento. Scappa! Un robot gigante! No! Scappa, Susanna! Credo ti abbia visto, Susan. Cosa pensi che sia? Un robot gigante alieno? Ok. Ok, aspetta. Ah, mancato. Per poco. Ecco fatto. Destra.
Rimaniamo a destra, rimaniamo ancora a destra, continuiamo sulla destra. Mi ha fatto ridere che abbiamo spostato le macchinine. Ah, le ho mancate tutti e due. Cosa abbiamo ormai, Doc? Non ne sono sicuro, una sonda aliena di qualche tipo. Sai che effettivamente mi ricordo relativamente poco del film. Cioè non mi ricordo il motivo del perché attaccano. A meno che, e non vorrei dire una cavolata, il motivo sia proprio Susan, che se non sbaglio lei viene colpita da una sorta di meteorite e diventa gigante. Grandioso Susan, un'altra via! È magnifica! Esatto. Sono state devastate. Ah, ma pensavo si muovesse. Comunque dicevo, mi sembra che il motivo sia proprio Susan, che viene colpita dal meteorite e gli alieni vogliono cercare di riprenderlo dal corpo. Ma come sono morto? Cioè nel senso, sì, l'ho visto come sono morto, però non pensavo di avere così poca vita. Aia. Comunque, il motivo non era forse Susan, che appunto volevano riprendere il materiale alieno che era dentro di lei, che l'ha fatta diventare gigante. Comunque lo ripeto, questo gioco sotto il punto di vista di guadagno è veramente ingiusto, perché prendi 50 punti per esempio per un salto, ma se muori perdi 2000 punti. 10 punti a pallina è pochissimo. Attento Susan, il robot sta attaccando la superstrada. E io andrò da questa parte. Come se fosse in ballo la tua vita. Infatti esatto. Ci ha pensato l'uomo pesce a ripeterlo. Stavo per morire. Così ce l'hai fatta Susan. Quasi fatta. Susan, va tutto bene? Hai voglia? Credo di no. Un altro robot, questa volta più grande. No, vai tranquillo. Ecco fatto. È diventato Undertale. Quando fa un colore devi schivare in un modo, quando lo fa in un altro devi schivare in un altro. Vabbè, io continuo a fare un po' di punti a caso. Triangolo, quadrato, X, cerchio. Lo sapevo. Sì, vabbè, come dire che riuscirebbe a fare tutti quei danni Susan. Ecco fatto. E io continuo a farmare un po' di punti a caso comunque, visto che posso farlo ogni tanto. Tanananan. Tanananana. Tutu. Quadrato, triangolo, cerchio. Ulla. Com'è contenta lei. Abbiamo preso un trofeo ma non l'abbiamo visto. Lasciami andare. Mi hai sentito? Ho detto. Oh no. Che schifo. Ah, sì, era Mocio. Ma come? Ma sto facendo cerchio, stronzo. Che schifo. Non vorrei dire, Doc, ma la tua sonda aliena ha ben devastato il quartiere della moda. Ho capito. Forse gli alieni stanno mandando quelle cose sulla Terra per comprare. Ecco, palestini. Ma no. Aia. Male mostri, non male, ma dovete impegnarvi di più o non ecco cadere un ragno dal buco. Di più o non cadere un ragno dal buco. Non adesso, Bob. Susan, continua a pattinare verso il ponte. Continua a pattinare, ma se continua a prendere danno. Susan, spingi. Spinga Susan, spinga. Che fa signora? Cerchio di nuovo? Sì, sicuramente ci vanno a riavvitare di nuovo. Allora, le persone, Susan. Brava Susan. Ti ringrazio per il supporto. La Madonna, che casino che hanno combinato sti alieni. Ecco
tutto fatto. Tu, no, Susan, altri droni! Ha ragione, nemici in arrivo. Adesso li schivo, tranquillo. Cosa è successo? Susan! Susan! Altri droni! Ha ragione, grazie. Nemici in arrivo. Ehi, cosa? Calmo tu! Eccoli che arrivano! Devi riuscire a schivarli! Tranquillo. Hai attenzione! Attenta a quei droni, Susan! Sono particolarmente pericolosi! Ma va? Non l'avevo capito! Mi ricorda molto il livello in cui dobbiamo scappare dalla città con Sonic. City Escape, se non ricordo male, si chiamava quel livello. Ma quanto sta durando il livello con Susan? Dio mio! Ah, ma era il grind quello, e chi l'aveva capito? Cosa hai detto, dottore? Niente, generale Monger, niente. Niente, nulla, no. Non sono stato io. Me lo auguro per te. Più che altro la cosa incredibile è come le macchine che abbiamo sotto i piedi stiano resistendo a tutto quello che gli stiamo facendo. Ecco fatto. Sono le macchine più incredibili della storia. Ecco fatto. Oh, ma sta parte con Susan sta durando un sacco di tempo, eh. Credo che lì ci girerà la visuale. 1, 2, 3. Ecco appunto. Si dirige verso il ponte. È il Golden Gate. Ce l'hai fatta, Susan. E c'è. Sì, certo. E c'è l'insetto sauro. Attenzione, qua in arrivo. Chissà se posso. Ecco. Mi sa che mi sono risposto da solo. Come cacchio dovrei fare a distruggerli? Non è il tempo di spostarti a destra e a sinistra. Un attimo di attenzione. È arrivato il momento di spiegare al guasto feste galattico il significato della parola mostruoso. Piu piu piu. Minchia, che colpo. Ma Susan è bravissima. Susan è una pattinatrice professionista, dio mio. Incredibile, il campo di forza del robot è giù. Sì, sicuramente. Insetto sauro, ora. Scena completata. Un bonus speciale, neanche uno. Ah, ecco, non male, pareva davvero strano. Abbracci multipli, maestro di contrasti, maestro del DNA, esibizionista. Chi è il prossimo? La scalata. Ah, uomo pesce, ok. Poche chiacchiere, rana scimmia. Rana scimmia. Volevo solo sdrammatizzare un po'. A prescindere da tutto, però, l'anello mancante ha una resistenza fisica incredibile. Ha sia la possibilità di respirare e probabilmente nuotare benissimo sott'acqua. Mi ricorda tanto il piano P. Ah, piano P. Lo ricordate, ragazzi? Bei tempi quelli. Già. Guarda che era ieri. Esatto. Giusto. Era ieri. Ok, quello che devi fare è penetrare all'interno del robot. Comincia ad arrampicare. La pressione sta salendo, anello mancante. Su di te in particolare. Che passi alla valvola vapore. Ecco fatto. Interruttore. Aspetta. Ecco fatto. Sono un campione. Ok. Prova con un interruttore. Ci starei provando se il gioco me lo facesse fare. Ah, ma perché? Ma va a cagare. Ecco fatto. Io pensavo che dovevo schiacciarlo a mano, non che c'era il comando. Vieni qua. Ecco fatto. Non pensavo ci fosse il comando apposta per attivarlo. Io stavo cercando di saltare e schiacciarlo. Ecco fatto. Anello mancante, dobbiamo combattere il fuoco con il fuoco. Usa il tuo colpo di coda per respingere i missili diretti verso di...
Ok, va bene. Dai. Bel colpo. Ecco fatto. Ancora uno. Ecco fatto, ottimo. Più facile questo che tutto il resto. Più facile questo che distruggere tutti gli altri macchinari. Prendilo. A prescindere da tutto, tutte le sfere le voglio prendere. Ehi, e dai. Dovresti riuscire a prenderlo, che cavolo. Triangolo. Ecco fatto. Schiva. Però potrebbero fare anche il cioè la possibilità di distruggerli questi senza dover schiacciare, doverci salire sopra comunque. Cioè potresti continuare tipo a schiacciare quadrato e distruggerlo comunque. E invece no. Aia, ma che male. Vai via. Niente, non posso più colpirlo. È diventato immortale ora. Forse devo distruggere subito la prima. Ecco fatto. Ottimo. Beh, almeno mi sono curato. Sai cosa? Visto che tanto mi occupano solo tempo questi. Eccone uno. Ecco l'altro. Quelli lì mi creano solo problemi. Cioè salirci sopra e mandarli via. Ecco fatto. Non fate arrabbiare la testa al cappello. Tanto poi a prescindere non mi servono per passare oltre. Quindi a questo punto, laddove riesco, non fate arrabbiare, ecco, l'anello fatto. Mancante. E niente, quello è diventato elettrico. Non fate arrabbiare l'anello mancante. No, no, nessuno ti fa arrabbiare, vai tranquillo. Nessuno ti si caga di pezza, anello mancante, credimi. Ecco fatto. Siamo arrivati, ottimo. Ah, siamo sulla gamba, giustamente. Siamo ancora lì. Oh, comunque c'è da dire che l'anello mancante ha veramente una resistenza pazzesca sotto tutti i punti di vista. È agile, riesce a arrampicarsi, è forte e non ha senso la cosa. Cioè, sì ma no. Non capisco perché il fatto che sia l'anello mancante dovrebbe indurlo ad avere una forza fisica così elevata. Nonostante non sia male la cosa. Vai. Ecco fatto. A posto. Vai anche con questo. Ah, ehi, dai, colpiscimi, grazie. Allora, comunque, ho deciso che qualora ci fossero dei pezzi del gioco in cui ci serve per forza muovere il controller in questo modo, e questo controller in particolare non ce l'ha, cioè non ha quella funzione lì di movimento, prendo i controller originali che ho appena messo a caricare, che avevo messo via non perché non funzionino più, ma perché mi davano problemi. Non per altro. Ecco. Ci riusciremo a sbloccare? No, immagino di no. Va bene, dicevo, qualora si fosse presentata questa problematica, prendiamo il controller originale, che almeno il Rumble ce l'ha. Vediamo. Funziona? Ecco fatto. Allora, se ve lo state chiedendo, io quello originale non è che non lo usassi perché non andasse o altro. Mi dava dei problemi e non capivo se era il controller in sé o se era il cavo, se era qualsiasi altra roba. Per adesso sembra funzionare. E tra parentesi, se ve lo chiedete, perché non usi il controller senza il cavo? Perché non so quando né come sia successo, la mia Play 3 è morto il... non so come dirlo, il chip o comunque il pezzo all'interno della console che faceva funzionare il wireless. Quindi sia il controller, sia il wifi, sia
qualsiasi altra funzione utilizzasse il wireless. Quindi per esempio il come si chiama? Il controller, quello del Move, non posso più usarlo. Tante altre cose, quindi appunto il controller non si può più usare. Queste mani, ecco, è meglio che stai un attimo lontane. Posso distruggerla? O è già rotta? Va bene, l'importante è che non mi faccia più del male. Ecco fatto. Ok, per adesso il controller sembra non dare problemi, quindi continueremo così con molta attenzione. Dicono che sei molto vicino all'entrata, dovresti vederla. Che cos'è? Che cosa bevi? È un buco. Il suo ombelico. Scusa, anello mancante, mi stai dicendo che hai trovato l'ombelico del robot? Mano. Tante mani. Ottimo, quindi boss fight. Dai. Ah, mi fai pure vieni avanti? Bastardo. Così. Ecco fatto. Dai. Ah, ma colpisce a caso, non è che ti segue. La codata è buona per colpirlo. Colpisce più punti assieme. Così. Ecco fatto. Potevi fare di meglio, ma... Potevi fare di meglio, maga, va a cagare. Non belico, eh. Meno male che non ha ascelle. Non essere così rozzo. Non essere rozzo. Finito? Sei fortunato. Eccoci qua. Credo che tu sia esattamente al centro del robot alieno. Ah, sì? Ottimo. Che onore. Che onore. Sono 5 generatori che alimentano quell'arma. Occupati di loro e il ritorno di energia dovrebbe generare un degno sconfitto. Come no. Allora, vediamo intanto se c'è qualcosa che posso prendere. Questo gioco ha un problema strano. Ogni volta che lo attivo non mi fa vedere i trofei che prendo. Per qualche motivo, ma... Distruggi i generatori. Ma solo questo, solo questo gioco qua. Nessun altro gioco mi ha mai dato questo tipo di problema. Ah! Così? Ho preso un altro trofeo, non so. Vabbè, guarda, non lo so. Ok, l'abbiamo preso. Dove sono i generatori? Giusto per capirci. Ah, eccolo là. Eccellente. Ottimo. Allora, proviamo con le mani caricate. Ah, ok. Contro i generatori non funziona. Ecco fatto. Ottimo. Ma tutti i generatori sono qua? Grazie. Ecco fatto, vieni qui. Becca. Distrutto? Sì, come no. Eccoci qua, proseguiamo. Ce n'era ancora uno da questo lato, giusto? Eccolo qui. No, ma continua a seguirmi, mi raccomando. Bravo. Ecco fatto. Ottimo. E ora proseguiamo in avanti. Uno, due. E beccati questo. Minchia che volo che si sono fatti. Uno, due. Ecco fatto. Non male, non male. Uno, due. Vieni qui. E vai ad abbracciarlo. Mito. Sono un mito. E tutti i generatori a posto. Tutto piegato su se stesso male. Sai qual è il problema di questa serie?
è che avendo tante sezioni diverse con tanti personaggi diversi, non so quale scegliere come copertina. Quindi ho optato per la semplice soluzione di usare una copertina generale per tutti, come avevo fatto per Saint Row 1. Perché Saint Row 1 aveva relativamente poche cutscene e di conseguenza non c'era un modo semplice di scegliere una copertina. Tant'è che anche questo ho detto, beh, a questo punto. Via, da qui, ecco. Tant'è che anche qui a questo punto tanto vale veramente. No, non è questo. Penso. Ah, ok, questa è la fabbrica. Ah, ho capito. Vieni qua. Dammi un robottino. Da, prendilo. E colpisci. Ancora uno. Prendilo e colpisci. Vieni qui. Prendi e colpisci. Prendi e colpisci. Mito. Vieni qui. Prendi e colpisci. Ok, l'ho lanciato da tutt'altra parte. Prendi e colpisci. Prendi e colpisci. No, è beccato quello sbagliato. Prendi e colpisci. Ottimo. Ce ne manca solo uno. Vieni qui. Però mi sembra che tutto il grosso del lavoro lo faccia l'anello mancante. Perché è lui che distrugge tutte le difese alla fine. Certo, Bob si infiltra e Susan corre. Però Susan nel concreto non fa nulla. Mentre l'anello mancante, bene o male, si impegna. Elevato, vorrei agguantarla. Eccoci qua. Ciao. Allora, affronta i droni da guardia. La squadra del robot. Straordinario, devo ammetterlo. Straordinario. Elevata, vorrei agguantarla. Vieni qui. Ecco fatto. Vediamo se... No, ha mancato. Volevo beccare questi qua volanti. L'ho scoperto un po' anche io l'altra volta, ma anche grazie... Aia. A voi che in realtà si possono distruggere. Fatto sta che comunque non è che ti danno bonus o altro. Non è che ci guadagni qualcosa a distruggerli o meno. Vieni qui. Morto? Sì. Bravo, bravo gigante sauro insetto. Aspetta, non riesco. Se solo saltassi anello mancante. Ecco fatto. Ecco fatto, beccato. Altri 5. Ecco fatto, vieni qui. Bravo gigante. Sto bene amico, grazie dell'aiuto. Sta bene. È orribile l'insettosauro. Ma Bob in questa sezione? Ah, ok. Probabilmente arriva ora. Beh, non male. Salute di ferro. Ok, leggenda del baseball, non male.